può andare da Corelli che prende offside, saggiamente Monechi rallenta, poi Vicentin che passa, Vicentin! C'è bene in verticale la Spagna, lo spazio a sinistra per Corrales, cercata e trovata, si rinnova il duello con Derita, scelto invece Crossi, prima intenzione, ringrazio Gilardi. Ne vado. Benitez prova la conclusione. Di nuovo Ainomarin, prova la giocata, l'attaccante del Depor. Poi Benitez pensa ancora al tiro, troppe gambe davanti. Marin, cross che diventa un tiro di Gilardi. Loro Bussellini, è partita Monnecchi, uno contro uno con Fernandez, Monnecchi va sul destro, Monnecchi arriva Macarina a dare una mano, poi da lontano Bellucci. Però Bussellini, spazio per una scorribanda offensiva, prolunga per Monnecchi, testa alta, Monnecchi arriva al cross, a cercare colpo di testa di Pavan e poi sulla respinta Vicentin, si fa trovare pronta. Stop al match, avanti l'Italia al minuto 46. Brava a andare Bussellini, da Monnecchi, cross per l'inserimento da parte di Pavan e poi Vicentin. Sulla respinta di Astralaga si fa trovare pronta. Corrales accelera su Derita, palla a rimorchio, sistema e calcia. Cross primo palo, palla che resta lì. E la fine della Spagna. Prova il gol, ma annullato credo. Benitez nettamente in outside su Vieta. Pinedo con la giocata. Ancora Pinedo lì indietro. Fiamma Benitez da lontano la conclusione. Della Peruta, si gira sul sinistro, poi allarga col destro per la solita Monnecchi che punta, sterza sul destro, calcia! Monnecchi è preoccupato perché non c'è un sostegno a sinistra, il cross con il pallone che sbuca, Sorelli alla fine Gilardi, arriva sul pallone, Spagna che si lamenta per qualcosa che francamente non c'è. Astralaga, non c'è più tempo, ecco la parola fine! Giocando un bellissimo primo tempo, soffrendo nella ripresa, l'Italia batte 1-0 la Spagna.